Ringrazio. Quasi 2 mesi dal cosiddetto NP3, cioè la prima verifica perentoria sullo stato di avanzamento della politica comunitaria marchigiana, abbiamo non solo raggiunto ma superato l'obiettivo che ci è stato dato da Bruxelles. Ad oggi oltre il 66% delle risorse hanno un nome e cognome, ma siamo anche tra le prime regioni ad essere partite con quelle che sono le risorse straordinarie del sisma. Per cui il risultato di cui dobbiamo congratularci non solo per aver fatto bene i compiti a casa, ma anche per come abbiamo speso le risorse. Domani al forum del partenariato presenteremo proprio anche una descrizione dei progetti che sono stati finanziati, avuto riguardo anche all'incremento occupazionale realizzato. Il percorso all'inizio, perché queste risorse sono disponibili da marzo 2018, eppure i primi bandi che sono usciti hanno una dotazione in totale di 30 milioni di euro, ma ciò che vorrei sottolineare maggiormente è che il primo bando, quello per gli investimenti produttivi, in 5 giorni si è concluso con 235 progetti presentati. A fronte di una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, i progetti che sono pervenuti realizzerebbero complessivamente oltre 171 milioni di investimenti per un contributo pubblico di circa 56 milioni di euro, quindi abbiamo più che quintuplicato le risorse che avevamo stanziato inizialmente, realizzando un'occupazione di circa 800 unità aggiuntive. Quindi un territorio che ha tanta voglia di ripartire e una regione che sa dare le risposte che il territorio chiede.